Le aziende riteniamo debbano fare welfare o farlo meglio rispetto a quanto fatto finora, perché è un modo di utilizzare il capitale umano in maniera molto più produttiva e molto più efficace da entrambe le parti. Avere dei dipendenti o dei collaboratori che lavorano con obiettivi condivisi, ma in modalità molto più flessibile, che permetta di coniugare le esigenze della persona con le esigenze della produzione e del business, è un modo per raggiungere degli obiettivi molto più sfidanti e che coniugano le esigenze di flessibilità che il mercato di oggi chiede alle imprese. Quindi il welfare diventa un modo per dare all'utente, al lavoratore, una reinterpretazione del proprio ruolo e una riconfigurazione dell'essere in azienda, più per obiettivi e meno per presenza di tempo, superando rigidità di modelli strutturati che sono stati tipici dell'interagire con le imprese di tutti noi fino ad oggi, e sfruttando, perché no, tutti i plus che le tecnologie permettono in questo senso. Noi siamo qui appunto a abilitare concetti come smart working attraverso una visione del luogo di lavoro che è sempre più digitale, che segue l'utente e sempre meno legato a constraint di tipo fisico o temporale o di luogo. Questa modalità poi, soprattutto di interazione attraverso l'evento, è utile, perché permette appunto di ragionare in vis-à-vis con per obiettivi per meta finale piuttosto che per stereotipi magari anche tecnologici.